Il direttore Luigi Gallo inaugura oggi il terzo lotto di lavori di quello che è tutto un progetto complessivo che riguarda il Piano Nobile. È una giornata di soddisfazioni, anche perché si riaprono 5 ambienti in maniera anche diversa rispetto a come erano prima. Assolutamente, sono molto soddisfatto di questi lavori che stiamo portando avanti. Lo sono a livello scientifico, perché permettono di riscoprire e rivelare Palazzo Ducale con una nuova luce, di aggiornarlo a livello impiantistico e quindi chiaramente anche sulla sicurezza dell'edificio, sicurezza delle opere che sono state tutte ristudiate, ambienti appunto che sono stati restaurati, che ci raccontano molto della storia di questo straordinario palazzo, che sono stati puliti dai pavimenti alle superfici scolpite, ai capitelli, che in questa sala sono veramente tra i più belli del palazzo e in generale in tutto l'appartamento. Le opere, che hanno una nuova esposizione, una nuova luce, si rivelano per una natura, con una natura nuova, con un aspetto veramente nuovo. Penso a Vivarini, la bellezza di questo straordinario capolavoro che conserviamo, o la Madonna di Senigallia, che va a dialogare con le sculture a tema mariano in una sala secondo me fortissima a livello di sensibilità, di evocazione in qualche modo di un momento particolare dell'arte, che è quella appunto di Piero nella seconda metà del 400. È anche una grande soddisfazione a livello personale, perché questa squadra funziona, perché credo che siamo tutti molto rispettosi l'uno del lavoro dell'altro, e questo significa molto. E quindi sono molto contento, sono davvero soddisfatto. In un giorno importante, perché oggi, 4 anni fa, ho firmato il contratto che mi portava qui a Urbino, e penso di poter dire che sono stati 4 anni ben spesi. Dal 4 novembre chiude un'altra stanza peculiare per il palazzo, lo studiolo del Duca, e contemporaneamente alcune opere dell'appartamento appunto del Duca sono visibili in un allestimento tutto nuovo nel Salone del Trono. Sì, la logica è stata non chiudere mai il museo, come avete visto, perché volevamo che il pubblico avesse sempre accesso alla collezione e ai luoghi dove non ci sono i lavori, e quindi tutte le opere vengono presentate, le principali vengono presentate con un allestimento temporaneo nel Salone del Trono. Adesso c'è La città ideale, il ritratto di Federico da Montefeltro e Tiziano. I lavori nell'appartamento del Realissimo si protrarranno fino in primavera, quindi saremo chiusi per un po' di tempo. Sono lavori importanti che necessitano la rimozione di parte dei pavimenti, la ridipintura delle sale, quindi richiedono tempo, la messa a terra degli impianti, e questo però ci permette anche di lavorare sulle opere dello studiolo, quindi sui pannelli lignei, quindi l'hanno sia delle superfici lignee, dei pannelli dello studiolo, degli uomini illustri, e ripresentare lo studiolo in primavera riallestito, quindi ripresentato con una soluzione illuminotecnica nuova, che quindi supera queste barrierine che abbiamo ereditato, che erano perfette 20 anni fa, ma che adesso sono sicuramente un oggetto desueto. Si può fare meglio, e sicuramente faremo meglio, e cercando anche di riformulare il rapporto fra i ritratti degli uomini illustri e le superfici istoriate della parte lignea. Quindi sarà anche un lavoro di ripensamento dei rapporti spaziali fra le differenti parti dello studiolo, perché dobbiamo ricordare che gli uomini sono stati rimontati in quelle stanze solo negli anni 80. Erano in realtà stati tolti nel 600, e quindi abbiamo completamente perso la partitura che legava la parte lignea alla parte superiore. Quindi cercheremo in questi mesi di evocare, restituire o comunque immaginare un nuovo rapporto fra le sezioni. Quindi appuntamento in primavera, e nel frattempo. L'architetto Francesco Primari ha curato la parte più edile e anche visibile di questo lotto di lavori, a partire dai pavimenti per passare all'allestimento del percorso espositivo. In particolare, in questo momento ci troviamo in una stanza che prima era chiusa. Come mai? Questa è stata una stanza a servizio della vigilanza, e noi l'abbiamo resa di nuovo fruibile al pubblico. È una stanza molto importante, perché è una parte, ora è stata divisa nell'Ottocento, di una più grande parte, che era il salotto probabilmente della contessa.
un grande salotto che appunto, come dicevo, è stato diviso da un tramezzo nel 1800, ma che presenta ancora i peduci originali di Gregorio Di Lorenzo, un grande scultore del 400. Noi abbiamo fatto un intervento per ricostituire almeno la pavimentazione originale e ridare in qualche modo percezione e la sensazione di questo grande salotto che appariva appunto in tutta la sua ampiezza. Gli apparati di sicurezza e diciamo tutte le strumentazioni per l'umidità, per l'antincendio, gli impianti sono stati camuffati in maniera sapiente proprio per cercare di coniugare la fruibilità e la bellezza estetica delle sale. Sì, come ogni luogo pubblico necessita ad oggi di una serie di aggiornamenti tecnologici indispensabili per renderlo appunto fruibile in sicurezza. E questo però deve avvenire nel rispetto del palazzo, chiaramente, delle opere che ospitiamo. E quindi ci siamo inventati questo totem, lo chiamiamo noi, un totem, un concentratore di tutti gli elementi impiantistici che al contempo è funzionale e però riduce il rumore che gli elementi impiantistici generano in questi contesti storici. Tutto il primo piano del Palazzo Ducale, ma questo lotto in particolare, è stato interessato anche da un lavoro di rinnovamento dell'impianto illuminotecnico. Sì, questo è stato fatto attraverso l'uso di un carter che dissimula tutta la componente anche qui impiantistica e non la lascia vedere, ma soprattutto da un lavoro, come ho detto prima, di Lai Studio, i Lai Designer, Iskra e Giuseppe Mestrangelo, che hanno rinnovato veramente la percezione del palazzo attraverso appunto una nuova illuminazione che dà una grande qualità alle opere, allo spazio architettonico e anche una grande emozione e sensazione.